Ciao a tutti, oggi avremmo voluto parlare in commissione di ASL Unica Romagna, visto che a 3 anni dalla sua costituzione ancora non sappiamo qual è il punto preciso della situazione e secondo noi ci sono parecchie criticità da affrontare. Avevamo chiesto un'assemblea straordinaria per parlare proprio della ASL Unica, ma ci è stata negata. Allora abbiamo chiesto almeno un'audizione in commissione sia del direttore generale della ASL Unica Tonini sia dell'assessore Venturi. Invece oggi non sono venuti né Tonini né Venturi, ma ci siamo ritrovati il direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria. Per carità, ruolo importante all'interno della regione, ma che non può rispondere alle particolarità del singolo territorio. Quindi oggi non siamo riusciti ad avere le risposte a tutte le domande che avevamo chiesto e che alle quali appunto aspettavamo una risposta. Insomma, questa commissione da ASL Unica della Romagna è diventata un generale riordino ospedaliero e un voto sulle risoluzioni che abbiamo presentato per la pediatria di Faenza. Abbiamo fatto diverse domande, purtroppo il tecnico non è riuscito a rispondere a tutte, proprio perché dice che comunque le linee di indirizzo che le conferenze territoriali hanno approvato ancora non sono arrivate all'assessorato. A noi sembra molto strano, visto che comunque noi per primi avevamo già queste linee di indirizzo arrivate dai territori e quelle sono state votate, quindi alla fine come le abbiamo noi le ha sicuramente anche l'assessore Venturi. Ci sono parecchie cose di cui abbiamo parlato, tra cui anche l'ospedale di Cesena. Abbiamo anche chiesto lumi su quello che sta succedendo sull'ospedale di Cesena, perché mentre ci siamo ritrovati qualche giorno fa Tonini e il sindaco di Cesena ad andare sul terreno che pare sia stato individuato per il nuovo ospedale di Cesena a posare quasi virtualmente una prima pietra, in commissione non se n'era mai parlato. Quindi abbiamo chiesto qual è l'iter che si vuole seguire. Anche qui le risposte sono state vaghe, se non che ci è stato detto che quella conferenza stampa probabilmente è stata prematura perché c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando e non esiste ancora un progetto, mentre in quella conferenza stampa sono stati presentati dei progetti che abbiamo poi trovati pubblicati sui giornali. Quindi noi non è che siamo contro un nuovo ospedale, però vogliamo che ci sia un iter ben fatto che identifichi quali sono le esigenze del territorio e verso quale strada si vuole andare. Annunciare che c'è un costo di 200 milioni, che c'è un disegno fatto al computer bene o male, e questo non è il percorso che noi vogliamo. Il percorso deve essere ben fatto, quindi noi aspettiamo poi di sapere questo gruppo di lavoro che cosa sta producendo. Abbiamo chiesto anche, a 3 anni dall'inizio dell'ASL Unica, quali sono stati i processi di integrazione. Bene, la risposta è stata che a 3 anni dall'inizio dell'ASL Unica, da quest'anno c'è un unico software che paga lo stipendio ai dipendenti. Bene, però per quanto riguarda le prenotazioni, per quanto riguarda la gestione dei pazienti, per quanto riguarda le linee guida uniformi su tutta l'ASL Unica per come si trattano i pazienti, qui siamo ancora all'anno zero e questo ci sembra particolarmente grave. Infatti non ci hanno risposto nemmeno appunto alle domande che abbiamo fatto sui singoli territori, come ad esempio la Casa della Salute di Savignano, dove si riscontrano diverse difficoltà. Il tecnico ci ha risposto semplicemente che pensava che oggi si parlasse di riordino ospedaliero, ma se parliamo di riordino ospedaliero senza parlare poi di tutti quei servizi vicini al cittadino che dovranno andare a integrare le modifiche che verranno fatte agli interni degli ospedali, parliamo sostanzialmente del nulla, perché vuol dire che si è creato un modello, una scatola, però senza i contenuti, serve solo a vendere lo spot elettorale della riforma sanitaria, così come non abbiamo avuto risposte chiare in merito alla pediatria di Faenza. Le nostre richieste, fatte ormai 1 anno e mezzo fa, erano ben chiare, cioè il mantenimento della pediatria di Faenza, in quanto i bambini non possono trovarsi nello stesso reparto degli adulti come avevano paventato all'inizio. Il Partito Democratico oggi cosa ha fatto in merito? Ha presentato all'ultimo minuto, proprio oggi direttamente in commissione, una risoluzione, quando noi era già da 1 anno e mezzo che chiedevamo soluzioni al problema. Noi abbiamo provato ad emendarla, perché visto che il Partito Democratico invoca sempre la condivisione, la discussione degli atti, non le lotte tra forze politiche, ma un intento comune, un dialogo tra le varie forze all'interno dell'Assemblea, noi abbiamo detto bene, allora vi proponiamo
di inserire le nostre richieste all'interno della vostra risoluzione. La risposta è stata no, l'atto si vota così come l'abbiamo scritto noi, delle vostre richieste non ne vogliamo sapere nulla perché va bene il nostro atto così com'è. Peccato che comunque ad oggi ancora non sia ben chiaro il destino della pediatria di Faenza, non sia ben chiaro il destino dei punti nascita non solo della Romagna ma di tutta la regione, visto che la settimana scorsa il punto nascita di Lago Santo in provincia di Ferrara è stato chiuso ed è ancora in bilico quello di Castelnuovo, nonostante l'assessore Venturi ci abbia risposto che avrebbe provveduto a mantenere in vita anche i punti nascita sotto i 500 parti all'anno che comunque mantenevano gli standard di qualità. Questi standard di qualità ci sono perché la Regione Emilia-Romagna è la prima che dice di essere un'eccellenza nella sanità. Allora, se li chiudono non siamo più un'eccellenza, in ogni caso è un danno per la salute dei cittadini.